Ti puoi spasare di l'angolo? Metti ritrovamento a Eri. Oh, muri piccolini. Muri piccolini. Sa che mi sta trovando? Tu mi hai dato quello qua sotto, facendo che si sta facendo porto sentire. Me la c'è che è caro, carissimo. Ma serve a Napoli? Ma fai più fotografica, no? No, dai, sulla ma ho visto. Sto parlando di tutto, perché si sa andare qua. Vieno? Andiamo a parlare a Marico comunque. Non parlare dei politici e fermi, non è una cosa. Guardami, qua sono Gianni. Notizie. Ah? Notizie Irno. Notizie Irno. Lire TV, Telediocesi, Telecolù. Ma te che risolvo tu?
Fuori! Onda! Onda! L'altro da caricare sul provino! Oh, ma il pendito è dormito! Ma dove lo ero? Non si fanno male. No, no! Ma che cucina? Ma Michele! Michele! E dove è caduto? Ma chi le sono se butte la cucina? Andiamo in cinema. Entra il super... Sono Mister Citro, il mister della Caldese, vincitore del torneo di terza categoria, e oggi abbiamo giocato una partita in Pasquetta, che anche se è finita, abbiamo fatto una partita di scampagnata contro la buona squadra di Renzo Raso. Purtroppo abbiamo perso e abbiamo preso 5 gol che non abbiamo preso tutto il campionato. Dispiace per questo perché i ragazzi non se lo meritano. La squadra è un bel gruppo, siamo partiti molto in ritardo, però alla fine ce l'abbiamo fatta a vincere questo bello campionato. Il merito va esclusivamente ai ragazzi che sono bravi, intelligenti e si fanno trovare sempre pronti in qualsiasi momento. È la società con i loro sacrifici che siamo arrivati a tutto questo. Vi ringrazio tutti e al prossimo. Ma perché andiamo a questa vittoria?
Ricordi, era un'altra. Io mi permisi, sulla base dei capelli bianchi e qualche anno in più, di dare un consiglio, e cioè di non seguire quella strada lì, ma di partire da zero, senza pretese, con calma, con grande dignità, perché lo sport è soprattutto dignità. E poi dissi: Marco, io sono convinto che se si comincia un percorso da zero, verranno anche le persone a fianco a dare una mano, ad aiutare. E Marco così si accantonò l'idea di prendere il titolo, di comprarlo, ci partiamo dalla terza categoria e vediamo come va. Marco, il risultato è questo. Per dire che cosa? Che se c'è la motivazione, se c'è, parlavoci di lo sfizio, no, se c'è la voglia di fare sapendo che non hai grandi risorse, ma hai soltanto il cuore e la passione, i risultati arrivano. Dovrebbe essere sempre così nella vita, se la politica fosse così. Vedete noi oggi che cosa davamo, la prima nazione del mondo e non invece purtroppo una delle ultime. Allora il vostro esempio, il vostro insegnamento, la cosa, che si parte e si fanno le cose passo dopo passo facendo la gavetta, no, le perle.
Allora, dobbiamo continuare su questa strada. Adesso ci aspetta il futuro, ci troverai vicini, secondo me ne troverai più, non solo troverai vicino me, c'è Mavolo, c'è Carlo, ma arriveranno tanti altri, e sempre un passo dopo un altro, l'augurio è quello che ci si possa ritrovare l'anno prossimo, in questa piazza, come stiamo mo, la stessa scritta, scusate l'anticipo, per fare esattamente quella che deve venire. Auguri! Lo sapevi che ancora un altro, aspetta un attimo.